Ciao ragazzi e bentornati in un nuovo video. Oggi realizzeremo insieme questo fiocco di neve super iridescente con doppio colore trasparente e bianco con uno stampo che trovate nel kit natalizio Resin Pro. Infatti utilizzeremo del tutto soltanto il kit natalizio e in più vado ad utilizzare in una piccola parte la mia resina UV 3D Nina Creation bianca, ma potete utilizzare anche una resina UV colorata di bianco o una qualsiasi altra tipologia di resina bianca. Questo è il fiocchetto di neve che abbiamo realizzato oggi insieme. Quindi seguite questo tutorial per realizzare insieme questa tecnica e questo fiocchetto di neve che potete secondo me far diventare poi una decorazione per i vostri alberi o un regalo natalizio davvero davvero super carino. Io ed il mio fiocchetto di neve vi lasciamo al tutorial. Ciao Ninetti! Per questo tutorial ci servirà utilizzare il Christmas Kit di Resin Pro. Quindi del nostro Christmas Kit di Resin Pro andremo ad utilizzare lo stampo, questo qui del fiocco di neve. Poi utilizzeremo i glitter che ci escono proprio dal Christmas Epic Kit, questi qui in colorazioni celesti perché sono perfette per un effetto bello ghiacciato. Poi ci servirà un colorante bianco, in questo caso vado ad usare proprio uno di quelli Resin Pro. Ed ovviamente dovremo usare anche la nostra resina UV, in questo caso anche qui la resina UV Resin Pro. Allora, il primo passaggio sarà di resina UV trasparente normale, dobbiamo farla entrare in ogni dettaglio, ma deve essere davvero davvero poca, quindi uno strato sottile di resina UV trasparente in ogni piccolo dettaglio. Perfetto, adesso andiamo a prendere i nostri glitterini e li facciamo scendere un pochino nel nostro stampo. Ok, e man mano che li mettiamo nello stampo li facciamo aderire alla resina UV, quindi li portiamo in tutti i vari angolini del nostro stampo. Ecco qua, e una volta che l'avete riempito tutto in questo modo, lo andate a mettere sotto la lampada UV o eventualmente lo asciugate con la torcia UV. Mentre il nostro primo strato di resina asciuga nella lampada UV, andiamo a prepararci un po' di resina bianca. Non ce ne serve tantissima, però ne facciamo comunque un po' di più per sicurezza. Vado ad aggiungere il mio colorante bianco, mi raccomando, non troppo, altrimenti la resina non riuscirà ad asciugare benissimo, ma comunque sia questi coloranti colorano davvero davvero tanto la resina, quindi in generale non ne serve tantissima. Ok, ecco qua il nostro bianco. Altrimenti, se non avete colorante bianco, ma avete la Fairy Wings bianca, cioè la mia resina 3D, sempre Resin Pro, potete utilizzare anche questa qui per fare tutta la parte dietro. È un'ottima idea, io l'ho utilizzata per le creazioni che davanti sono di resina normale per fare lo strato bianco molto più velocemente, quindi potete usare anche questa. Mi raccomando però fate asciugare davvero davvero per bene la vostra creazione con il primo strato di UV perché essendoci glitter avrà bisogno di qualche minutino in più per asciugare del tutto. Tadan, ecco qui, una volta che avrete quindi constatato che la vostra creazione almeno nel primo strato è totalmente asciutta, possiamo iniziare ad andare a riempire con la resina bianca. Questa volta dobbiamo fare attenzione a riempire per bene, ma davvero davvero per bene il nostro stampo. Ok, lasciamolo asciugare di nuovo sotto la lampada UV. Adesso vado a fare l'ultimo strato del nostro stampo con la mia Fairy Wings bianca, che è appunto una resina UV di base bianca, ma che asciuga assolutamente sotto la lampada UV, perché i coloranti all'interno ovviamente sono fatti apposta. Quindi vado a riempire semplicemente tutto con questa, visto che tra l'altro c'è rimasto anche un po' di spazio nello stampo, meglio ancora.
vicino al caos della mia lampada UV. Ok, a questo punto andiamo a vedere come è venuto, ovviamente poi sarà da rifilare un pochino, però andiamo a vedere come è venuto. Tadan! Oh, che carino! A me piace tantissimo l'effetto, è davvero super super carino. Guardate che carino l'effetto, è davvero molto molto bello ed ha un succhè di ghiacciato. Adesso lo vado a rifilare in tutti i piccoli punti laterali, vedete questi punti qui, per avere il ciondolo completo. Ecco qua il nostro fiocco di neve iridescente e semi ghiacciato, spero tanto che vi piaccia. Fatemi sapere qui sotto nei commenti se volete un secondo tutorial con fiocco di neve con questi flakes qui per ottenere l'effetto un po' più iridescente, che sarebbe come quello che ho utilizzato per le migrazioni invernali, aiuto. Ma intanto credo che questo possa essere davvero davvero super super carino e divertente da realizzare. Guardate che carino, super iridescente, per appunto fare magari dei regali natalizi come collanina ai vostri amici. Quindi mi raccomando, se questo video tutorial vi è piaciuto iscrivetevi al canale cliccando qui e fatemi sapere qui sotto nei commenti quale prossimo tutorial volete di questa tipologia, così magari ve lo realizzo. Ciao Ninetti, noi ci vediamo nel prossimo video.